Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di High Technonos. E in questo faremo il quarto livello di Uncharted 2, 2. lo scavo. Quello là deve essere il capo. Saltiamo. Aspetta. La TV. Sei pronto? Aspetta. Un secondo. La TV. Tre mesi e non hai trovato niente. No, 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 scusa, aspetta un minuto. Abbiamo comandante. Quello deve essere Lazarevic. È stato beccato mentre rubava manufatti dal sito numero 5. Tu mi tradiresti per questo. E che te ne fai? Non so spiegare. No, non ce n'è bisogno. Muori, Pidocchio. Ora ci vuoi a te. Traditori e idioti. Ma rubiamo da tu. Che ne dici di rovinargli la bella giornata? Fallo. Boom. Via! È tutto tuo, amico. Ti compro da qui. Qualcuno ha lasciato un fucile di precisione. E qui, se state bene allenati, avrete pure un bel trofeo con le incisioni a mani nude oppure furtive. Guarda che non hai armi, prenditi no. Qualcosa. Guardate, quello lì non si è accorto di niente, ragazzi, cioè, ci vuole l'arte. Ok. Ehi, questo Lazarevic non perde tempo, Sally. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. Veniere di Marco Polo. Rubiamoceli tutti. Ora meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Chiede a me. Il pugnale, amici. Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Un secondo. Sally, non credo che la pietra cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona, piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Allora di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando la Tari? Shambhala. Qua nel Borneo. È un po' fuori strada, non pensi? Forse sta cercando di seguire Marco Polo a ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Clou, puoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, ora che mi ci fai pensare niente, perché? Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi. Non ti sembra un po' strano? Certo. Dove sono finiti? Rubati tutti. Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Esatto. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Clou, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. No, lei deve uscire
E qual è il problema? Non ce l'hai un minuto. Bombe! Bomba. Mani alto. Che figura di merda. Bomba. Avanziamo. Cioè casomai rientriamo. Dov'è? Eccoli lì! Morite! Comunque c'è uno con il fucile a precisione. Ah no, quello è Sully. Attento che lo vanno ad attaccare a Sully, lo devi proteggere, eh. Andiamo, amici. Altro che pistole, ragazzi, uso i pugni. Cazzo! Devi proteggere i Sully. Ma che cazzo, che mira di merda! Fuggi! Vattene, 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 vattene. Corri! Chi è il prossimo? Fai più presto di andarlo a picchiare. Chi cacchio l'ha visto sti c***o? No! Sei morto. Vai, tocca a me. Allora. Bomba, bomba. Granata contro granata. Ho vinto io. Ok. Ma non ha vinto nessuno. Quello non è morto, è morto. Muori. Che strafe. Morto.